In questi giorni in cui la guerra in Ucraina ha naturalmente riempito le pagine di giornali, come sono tanti molteplici servizi nei media nazionali e internazionali, tantissime sono state le iniziative anche da parte di amministrazioni comunali, associazioni del territorio canavesano in favore della popolazione ucraina e di profughi, milioni ormai, che hanno abbandonato e stanno abbandonando la terra squassata dai bombardamenti, per cercare di sopravvivere in primis, ma anche di tornare a vivere per quanto possibile una normalità che naturalmente una guerra, un conflitto non permette di fare. Tra le tante iniziative c'è anche quella portata avanti dal comune di Salassa. Siamo qui oggi con il sindaco Roberta Bianchetta che ci illustrerà quelle che sono state le iniziative fatte sino ad oggi, ma anche ciò che verrà fatto prossimamente, perché infatti una delle cose sicuramente positive e belle che state facendo, non solo come comune, ma come realtà in generale canavese, è il fatto che si continua ogni giorno a dare una mano, a fare qualcosa in favore di queste persone che purtroppo stanno vivendo veramente un momento terribile. Usciamo da una pandemia per entrare in un periodo di conflitto, di guerra. E allora con te, Roberta, gentilmente chiacchieriamo e vediamo di capire. Allora, raccontaci di questa raccolta di materiale che è arrivato in Polonia, è stato spedito in Polonia e che appunto è stato poi distribuito ai profughi ucraini. Grazie, lo faccio molto volentieri e grazie per avermi dato l'occasione appunto di riportare quello che in realtà alle persone che mi fermano racconto, però così abbiamo anche la possibilità che chi non ha poi avuto la possibilità di parlare direttamente con me, una volta che la generosità appunto del canavese è stata enorme e Certo. nei giorni di raccolta ho visto arrivare all'interno del comune che è diventato appunto il centro di raccolta, andando ben oltre ogni mia aspettativa, perché pensavo di raccogliere, perché so che il canavese, Salassa in primis, sono generosi. Infatti il senso di comunità è sempre stato un motore pulsante del mio paese. Dopodiché, in realtà, l'aiuto, il voler aiutare va sempre ben oltre. E quindi mi fa piacere poterlo parlare così che tutti i passaggi, visto che sono stati dal comune e da me in prima persona insieme a una mia validissima collaboratrice che ringrazio, sono stati seguiti passo passo e bello anche poi riportare quello che è stato fatto. Quindi noi non avevamo delle associazioni a cui appoggiarci, abbiamo provato sentendo il console della Polonia a Torino, che si è immediatamente reso disponibile per fornirci dei canali. Perché la nostra intenzione era quella appunto di sapere dove andava a finire, se fosse possibile. Poi Certo. ovviamente ci sono molti posti che hanno bisogno degli aiuti, però volevamo cercare di riuscire a tirare una riga noi così da tracciare tutto il percorso. Con l'aiuto del console ci siamo riusciti. E quindi abbiamo raccolto, abbiamo avuto poi la fortuna di avere un contatto diretto proprio sul paese di Przemyśl, appunto in Polonia, che è un paese al confine con Con l'Ucraina. l'Ucraina e dove arrivano proprio i rifugiati. Quindi una particolarità secondo me che va appunto detta è che a seconda di dove arrivano gli aiuti ci sono cose, materiali da portare e altri magari che vanno portati invece magari in altri centri di raccolta, proprio Certo. perché a seconda di dove devono arrivare gli aiuti hanno necessità diverse. Noi appunto abbiamo avuto l'assistente del console direttamente che quotidianamente ci dirottava e in questo anche le persone sono state molto comprensive nel capire quando io gli dicevo che magari qualcosa che pensavano potesse andare bene, in Non era realtà non utile. era di appunto di portarla magari altrove oppure di modulare quello che voleva comprare a seconda delle esigenze. Quindi su questo la gente ovviamente è stata meravigliosa, io ringrazio tutti coloro che sono transitati da Certo. Salassa. Dopodiché, una volta che sono arrivate tutte le materie, dall'abbigliamento appunto al cibo o a cose proprio un po' più specifiche come le torce, perché poi in questo paese smistano direttamente all'interno di cinque città, perché sono città,
ucraine dove di notte vanno alcuni, tra cui il sindaco Bakun di quel paese, a portare direttamente nelle città colpite e quindi, cioè, sotto coperta vanno nel momento in cui non, i bombardamenti dove cercano, esatto, quindi si spostano e a portare questi aiuti. Noi con tutti i volontari abbiamo allestito appunto all'interno del comune una catena di montaggio, una filiera ben organizzata, poi io sono molto precisa, quindi hanno dovuto avere pazienza perché ho ritenuto che noi potessimo avere il tempo da dedicare a distinguere, ottimizzare l'arrivo degli aiuti, certo. Cosa che invece là non hanno questo tempo da fare e non devono assolutamente perdere del tempo perché noi gli mandiamo degli scatoloni che in realtà non sono precisi oppure che contengono magari materiale eterogeneo che non riescono, che devono riprendere in mano smistandolo nuovamente loro. Quindi abbiamo creato questa catena di montaggio dove tutto veniva riscatolato, quindi la gente portava, mi posava tutto quello che donava, noi prendevamo mano a mano qualunque cosa e la suddividevamo, quindi non solo tra l'altro tra genere maschile, femminile, uomo, abbigliamento uomo, donna, bambino, ma addirittura i bambini per fasce di età. Abbiamo proprio cercato di ottimizzare. Siete stati molto precisi. Sì, infatti il lavoro è stato grande, però con grande soddisfazione lo si rifarà tutte le volte che è necessario farlo. La gente, tra l'altro, spontaneamente anche i volontari si fermavano ad aiutare, quindi vedendo poi l'interno, sì, loro stessi dicevano volentieri, io ho delle ore a disposizione, vengo e vi aiuto. E quindi è stato, cioè, da sindaco importante e una bella soddisfazione. In più, tutti gli scatoloni, una volta che in modo maniacale venivano suddivisi, soprattutto la parte degli indumenti è stata quella più complessa da suddividere, venivano etichettati in tre lingue, italiano, perché noi dovevamo capire che cosa avevamo messo all'interno poi per fare i bancali, in polacco e in ucraino, quindi abbiamo pensato che fosse anche quello un aiuto maggiore. Certo. Il console ha sempre avvallato appunto sia il metodo che il risultato finale. Il risultato. Dopodiché la parte conclusiva di questo percorso era il trasporto. Per il trasporto ci siamo affidati a una ditta canavesana di autotrasporti, anche lì si sono tutti resi disponibili, abbiamo caricato attraverso bancali, quindi formavamo proprio il bancale di scatoloni e ci hanno aperto le porte della ditta a qualunque ora perché hanno ovviamente subito risposto prontamente alla nostra richiesta e quindi dopodiché abbiamo mandato all'indirizzo, cioè, anzi loro, con un loro autista polacco, sono arrivati esattamente nell'indirizzo dato da noi e quindi con l'assistente che noi avevamo sentito nei vari giorni. C'è stato il primo carico che l'hanno mandato il 9 di marzo ed è arrivato in Polonia l'11 e questa settimana sono contenta perché farò il secondo carico. Proseguiamo perché appunto la generosità è stata grandissima. Grande. E nel primo carico, tra l'altro, che era 12 bancali di roba, e ho iniziato ad avere queste proporzioni in bancali che non le conoscevo, certo, ancora, era solo, e sono molto soddisfatta appunto del risultato, di cibo, igiene personale e coperte. Quindi in realtà era un carico davvero importante e adesso mandiamo poi le giacche e qualcosa che abbiamo reperito per poi proseguire nuovamente perché purtroppo vedendo dalle notizie non sarà una guerra che si finirà prestissimo. Presto. E quindi la necessità, anche ascoltavo anch'io questa mattina e dicevano ormai stiamo parlando di milioni di persone che hanno lasciato il territorio ucraino, sono entrati in Polonia, tra Moldavia,
e continuano adesso la migrazione verso naturalmente altri siti, ad esempio stamattina in Romagna, dove addirittura a Rimini sono stati aperti gli hotel, la regione ha messo a disposizione non solo gli hotel, ma anche la possibilità eventualmente che la gente che arrivi, che sono donne e bambini, molte donne, di addirittura trovare la possibilità di un lavoro, di essere assunte a tempo determinato naturalmente, in attesa poi di capire quale sarà il loro futuro. E la necessità quindi è grande, effettivamente. Sì, esatto, quindi noi in realtà non ci fermeremo. Tra l'altro ringrazio anche tutti coloro che appunto ci hanno aiutato, sia appunto dal punto di vista dei generi donati, ma anche tramite dei contributi, perché erano fondamentali per il trasporto, e anche in questo le persone, le ditte canavesane salastese, hanno riposto fiducia in me, nel comune, e per questo è importante, e le ringrazio. Hanno capito l'importanza di quello che è effettivamente dare una mano a chi è in difficoltà, perché mettiamoci sempre nei panni che fortunatamente stiamo vivendo in un paese attualmente tranquillo, nonostante, come abbiamo detto prima, pandemia e tutto quello che è stato. Però effettivamente dobbiamo sempre tenere conto che nella storia siamo stati aiutati ed è giusto anche aiutare, e quindi questo è fondamentale. Sì, sì, infatti con molte delle persone che venivano, con cui ci scambiavamo quattro parole appunto durante la donazione, si diceva: è importante adesso questo gesto di poter aiutare, di aiutare, sperando in realtà di non dover poi noi chiedere aiuto, semplicemente perché non vorremmo che appunto si allargasse questa situazione, esatto, non perché non vogliamo chiedere aiuto, ma perché tra le momenti più commoventi, perché in realtà c'è anche da fare, cioè nel senso, probabilmente sono molto sensibile. E dopo le giornate lunghissime, le ore passate a suddividere, dei momenti toccanti sono stati quando venivano i bimbi a darti i loro giochi da dare ai bimbi che stavano. Sì, e quello è stato toccante a volte, da scendere la lacrima. E quindi tutti davvero hanno contribuito a questa causa. Diciamo che è stato un momento anche per sciogliere un po' tutta la tensione di organizzare una cosa del genere, nel senso che, come ci hai raccontato, dietro c'era un'organizzazione, una preparazione che non è semplicissima, perché avete cercato in tutte le maniere di venire incontro a chi sta vivendo drammaticamente momenti in cui ti ritrovi con migliaia di persone che ti stanno arrivando, e tu devi cercare di dargli dal pasto caldo a una coperta, a un posto dove dormire, a una bottiglia d'acqua, che effettivamente oggi come oggi sembra, per noi sembra poco, ma in realtà per loro è tantissimo. È fondamentale, esatto. Inoltre un ringraziamento va fatto anche al comune di Valperga, che ha supportato l'iniziativa di Salassa, e mandando i valperghesi a Salassa, e quindi ringrazio il sindaco Sandretto per aver posto anche lui fiducia a me. Salassa, al di là di questa bella iniziativa che, come abbiamo detto, proseguirà, che continuerete comunque in qualche maniera a dare una mano, perché purtroppo questa guerra non è ancora finita, diciamo che storicamente, permettimi questa frase, questa parola, l'uso di questa parola, si è sempre data molto da fare nei confronti sia dei propri cittadini, ma comunque delle persone. Siete molto aperti a quello che è la socialità e ad aiutare la crescita delle persone del Canavese, perché tra le tante iniziative dico il fatto del rilancio della biblioteca, iniziative che fate in piazza cercando di coinvolgere la popolazione, ma non solo. E tra l'altro prima, a telecamere spente, si chiacchierava anche del fatto che appunto nei prossimi giorni farete un qualcosa di nuovo, simpatico, dedicato ai più piccoli. Ce lo vuoi raccontare? Per stemperare appunto il clima dell'ultimo periodo, appunto, arriviamo da una pandemia e purtroppo adesso ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un conflitto. Abbiamo
l'amministrazione ha deciso di dare il benvenuto. Era una manifestazione che a Salassa non si era mai fatto, però appunto, come dici te, la fortuna del nostro paese è quello di avere molte associazioni che si danno da fare per la comunità. Sì. E quindi abbiamo voluto aggiungere un tassello proprio a tutte le manifestazioni che facciamo, e quindi questa che verrà appunto fatta sabato 26, è la giornata nazionale dei nuovi nati, della gentilezza ai nuovi nati, e quindi è una cerimonia di benvenuto a tutti i piccoli nati del 2021, perché secondo me è giusto dargli anche la rilevanza istituzionale, dandogli un benvenuto a loro e a tutti i loro genitori, che può essere anche sotto un duplice aspetto. I genitori tra di loro poi si conoscono, perché non è così, cioè certo, il paese è piccolo, però non è scontato, e quindi da lì puoi creare un gruppo con cui fare delle ulteriori attività, e dando appunto l'inizio con l'augurio e riconoscerli proprio dal punto di vista istituzionale con una breve cerimonia e poi un piccolo dono all'interno di quello che io ho ritenuto appunto il luogo della biblioteca, perché come luogo di cultura, certo, appunto gli verrà donato un libro che spero sia poi di aiuto per la loro crescita. Beh, saranno futuri lettori, saranno futuri elettori, ma soprattutto chissà, lì potrebbe esserci il futuro sindaco, speriamo, futuro amministratori o componenti dell'associazione. Esatto, così li portiamo già sulla retta via, esatto. E quindi abbiamo voluto aggiungere anche questa manifestazione, ne siamo contenti e speriamo. Il giorno è appunto simbolicamente il 21 marzo, certo, scelto perché è il giorno del primo giorno di primavera, la rinascita, e quindi in quale miglior giorno non augurare e salutare i bambini. Roberto, ancora una domanda, ti faccio questa, invece definiamola un po' più personale, nel senso che tu sei molto giovane, anagraficamente, però effettivamente sotto il punto di vista dell'esperienza a livello amministrativo hai già diversi anni di esperienza, perché hai iniziato veramente giovanissimo, quasi una ragazzina. 22. Volevo chiederti appunto, in questo tuo percorso, se vuoi farci un piccolo bilancio, sei soddisfatta di quanto hai fatto, di quanto hai vissuto, quanto è stato importante nel tuo personale anche vivere questa esperienza e che continui a portare avanti e che ti sta anche mettendo in luce sotto tanti punti di vista, perché appunto sei non un sindaco, diciamo così, che lavora solo per il proprio paese, ma anche per il territorio. Allora, ti ringrazio. Allora, il bilancio personalmente è un bilancio, spero, cioè, positivo, nel senso che l'impegno che ci metto in realtà è massimo, quindi credo fermamente in tutto quello che faccio, poi può essere da qualcuno condiviso o meno, ma l'impegno che ci metto in realtà è molto, e devo avere, ho anche la fortuna in realtà di essere circondata da persone che credono in me e che mi supportano, perché se no diversamente molte delle cose che faccio in realtà non riuscirei a portarle avanti, oppure comunque non avanti come in realtà vorrei, proprio per la precisione che da sempre mi caratterizza, e di conseguenza il modo in cui io voglio portare a termine le attività che mi prefiggo. Quindi io spero che appunto abbiamo aperto nuovi sportelli, cioè cerco di avere una visuale il più ampia possibile, quindi appunto partire dalle persone più anziane, arrivando ai giovani, e ponendo verso ognuno di queste fasce di età l'attenzione, e poi riversando attività ad hoc. E quindi io sono contenta. Un bilancio che possiamo definire pieno e positivo. Pieno, sì. Questo è sicuramente importante. Si può sempre fare meglio, e quindi continuerò ad impegnarmi e ad aggiungere appunto tasselli per accrescere anche il paese di Salassa.